Mattiassi, in bocca al lupo per la sua nuova avventura con il Pescara. Ha detto in conferenza: siamo vicini alla chiusura con 3-4 giocatori. Quanto manca? Crepi il lupo, grazie mille. Ma sicuramente siamo ai dettagli contro 4 giocatori. Prima del ritiro speriamo di averli inseriti 5. E poi piano piano vedremo insomma come si evolverà il mercato. Zappella adesso non è più un segreto, lei l'ha avuto a Piacenza, che tipo di giocatore è? Zappella è un giocatore che piace, sicuramente ancora non è stato fatto nulla, però è un giocatore che piace, anche lì è uno di quelli che siamo ai dettagli. Che caratteristica? Davide è un giocatore che giocando col modulo del mister fa del 3-4-3, fa il quarto di centrocampo a destra. Un giocatore che non ha grande struttura, ma un giocatore che ha una forza, una gamba impressionante, che ha fame e che sarà molto utile per il gioco del mister. Giocherete anche, almeno nelle idee, con un numero 9 non di peso, ma un numero 9 tecnico che sappia fare movimenti, mi conferma? Ma sì, sappiamo, il mister davanti vuole giocatori tecnici, giocatori che sappiano giocare a calcio, che abbiano gamba, tecnica, quindi cercheremo di mettergli a disposizione i giocatori giusti per il suo modulo. Lanes e Ingrosso? No, sono due giocatori che piacciono, due giocatori importanti, non piacciono solamente a noi, cercheremo insomma di vedere se riusciremo a chiudere almeno uno di questi due giocatori. Le faccio i due nomi che oramai sono stati scritti tante volte, quello di Gliozzi e quello di Dursi, soprattutto il secondo, siete pronti a fare un grande sforzo? Ma sono due giocatori che, come gli altri due, avendo però ruoli diversi, sono due giocatori importanti per questa categoria e vedremo se faranno parte del Pescara. Quante possibilità ci sono? Lo dica ai tifosi che sono esaltati da questi nomi. Possibilità dipende anche da quello che le intenzioni che hanno i giocatori. A me non mi piace tanto, come ho detto prima, il nome. Bisogna mettere a disposizione del mister giocatori che abbiano fame, voglia di affrontare questo campionato difficilissimo e senza far aspettare la società. Se chi viene a Pescara deve venire subito, accettare, essere convinto della scelta, altrimenti è meglio che non venga. Faccio un nome in entrata e gli ultimi due in uscita, direttore. Il nome in entrata è Derisio, centrocampista del Bari, che ha avuto spesso Auteri. Insomma, quanto vi interessa questo giocatore al netto dell'abbondanza del reparto che c'è ora? Ma Derisio l'ho visto scritto anch'io tante volte, Derisio non è mai stato contattato. Derisio è un giocatore importante, in mezzo al campo siamo in tanti, vedremo insomma se sarà un giocatore che vestirà la maglia del Pescara, ma in questo momento non c'è nulla. Sulle uscite, qual è la situazione? Quanto vi preoccupano i casi, virgolette, Scognamiglio, Sorensen, Valdifiori soprattutto? Ma sono giocatori che adesso andremo in ritiro, vedremo di trovare una soluzione e il mister valuterà. Alcuni. Chi è più vicino all'uscita di questi che ho fatto? No, ci sono delle trattative in ballo, ma vicino non c'è nulla. Sono giocatori che prima ci voglio parlare anch'io, perché è giusto così, non deve uscire fuori il nome del giornale di chi esce. Prima è giusto e corretto che ci parli io, da direttore sportivo, e poi vedremo di trovare una soluzione tutti insieme. L'ultima proprio la voglio spendere su Memushai, che è un giocatore che ha altri 2 anni di contratto, molto importante per la categoria nazionale albanese. Forse nel modulo 3-4-3 potrebbe fare un po' fatica, però le qualità che ha, insomma, sono tante. Come la vede questa situazione, Mattias? Ma Memushai è un giocatore che la carriera, insomma, lo sanno tutti, il giocatore che è. Non devo essere io a parlare del giocatore Memushai. È un giocatore, un uomo vero, una persona vera, ho avuto il piacere di conoscere. E adesso anche con lui parleremo a quattro occhi per vedere, insomma, il da farsi, ma sicuramente è un giocatore molto importante.